Amici amici, buon pomeriggio, benvenuti al campo sportivo di Castelnuovo Alvomano. Montori 88 con il solito, possiamo dire, il solito 11 di mister Edmondo De Amicis. Squadre che entrano, stanno entrando ora in campo. Guardia Romano, Raspinosi, Gardini, bello l'aggancio di Gardini. Abala, Abala, parata di Rapagnani, ancora Abala. E c'è calcio d'angolo. Alex, vicini seriamente ora al vantaggio il guardia umano al minuto 17. Passaggio sbagliato di Giovanni, imbucata per Ridolfi, Ridolfi! E c'è il vantaggio al minuto 24 del Montorio 88, vantaggio dei gialloneri. Ora va Leonzi, Chiacchiarelli sul letto di sinistra contro Spinosi, Chiacchiarelli! Bello il tiro di Maurizio Chiacchiarelli da 23 metri circa, bella la risposta di Paolo Di Andrea, ora sta crescendo anche il Montorio. Partita che sta, ovviamente, in questo momento, anche dopo il gol, meritando, possiamo dire, il Montorio. Ora è zuccata per falle, dopo la bella palla di Maselli al 42esimo minuto, anzi 41:40. No, si giocherà fino al minuto 48. Ancora Cascioli in area, scodellata va di Giacinto, ancora di Giacinto. Ecco, comunque, gara che rinizia in questo preciso istante, in questo secondo tempo. Ricordiamo, punteggio di 1-0 per il Montorio 88 sul Real Guardia Romana. Si accentra Bala contro Gridelli, sempre Bala, a Petrucci. Ora Petrucci, c'è il colpo di testa rischioso. Un po' più attivo di Giacinto rispetto a Di Sante, che ha provato questo gol, come dicevi tu. Ora palla persa da Bonaventura, recupera Fall, liberissimo lì in mezzo, Fulvi, occasione Montorio, ancora Mosca sull'out di destra, palla per Fulvi di testa, mamma mia, cosa ha rischiato ora il guardia romano. Tutto pronto, va Chiacchiarelli, c'è il fisico, il direttore di gara, Maurizio Chiacchiarelli, pallone alto, l'ha tirato dal 10 del Montorio, occasione sciupata. Ora pallone lungo per Fulvi, va Fulvi contro Di Giovanni, Fulvi tenta la giocata, il pallonetto ben appostato però Di Andrea. Si riparte, azione offensiva per il guardia romano, cade a terra Forcellese, Pierannunzi in mezzo, c'è Fulvi, ancora Pierannunzi, tiro sbilenco di Pierannunzi per Di Sante, Chiacchiarelli non c'è fuori gioco, Fulvi per Monaco è vicino al raddoppio, a chiudere il match il Montorio, bellissima la giocata sull'auto di sinistra, è chiusa da Monaco e si barriera folta fatta di 6 persone, anzi di 5 persone per il Montorio, ma circa 20 metri. Fischia il direttore di gara, vedremo o di Bonaventura o Gardini, finta di Bonaventura, deviata, il tocco della barriera, tiro potente vicinissimo a lambire il palo al minuto 52, smanaccia Rapagnani, va lungo Di Sante, termina il match il Montorio 88 batte il Real Guardia Romano 1-0, a decidere il gol di Walter Ridolfi al 24esimo minuto del primo tempo, e vola in finale di Coppa Italia di promozione, dove affronterà il Francavilla, che ha battuto 4-1 il Fontanelle.